Ultimate Slime, qui a bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Britney di Rosa Chemical. Tranquilli, non è diventato un canale di sole reaction, semplicemente sto sfruttando il periodo, visto che comunque sta uscendo abbastanza roba interessante, chi più chi meno, e quindi con il tempo poi tornerò anche a fare gli altri video sui rapper e insomma sulle altre cose. Sarò estremamente sincero con voi, sta reaction la sto facendo solo perché quando ho saputo di questo singolo e di chi c'era dentro sono rimasto totalmente sorpreso. Infatti Britney è feat Radical, Mambolosco, produzione di Moz e Bidop Music, un sacco di gente che, ve lo giuro, in alcun modo mi sarei mai aspettato di sentire insomma tutte insieme. Procedendo per passi, ok, Rosa e Radical hanno già collaborato, hanno già sfornato qualche hit e, per carità, eravamo già abbastanza abituati a sentirli, quindi niente di nuovo. Rosa e Mambo stessa cosa, hanno fatto qualche collaborazione insieme, assolutamente non sulle mie corde, però oggettivamente non hanno fatto chissà quanto male. Poi invece, passando dai produttori, c'è Bidop Music, che non conosco così tanto proprio per il fatto che Rosa Chemical onestamente non l'ascolto tantissimo, mi piaceva un po' più prima e di conseguenza sulle sue ultime canzoni ci ho un po' dormito sopra. E poi c'è Moz, che probabilmente in questo canale è quello che conoscete meglio, comunque lo abbiamo visto partecipe ovviamente da produttore in molte reaction ed è la persona per cui ho più hype di questa canzone. Dal punto di vista dei cantanti invece, sicuramente quello che mi piace di più tra questi tre è Radical. Rosa, come ho detto, lo preferivo prima, e Mambolosco proprio per me no, onestamente anche molto un discorso di simpatia, ma proprio il suo stile musicale non riesco a farmelo piacere. Quindi veramente dall'unione di questi tre artisti non so proprio cosa aspettarmi, perché tutti e tre vengono comunque da wave abbastanza diverse e come ho detto già inizio video, non me li sarei mai aspettato di sentirli tutti e tre sulla stesso beat. Abbiamo avuto questa botta di culo e quindi direi di procedere con l'ascolto per vedere cosa hanno combinato. Star come Britney, la squadra sta al molli come voi state agli snitch, yeah, yeah. Molli fritti, yeah. Tutti crudite con le mani da cracco, perché vengo dal fango, voglio che lo sai, smetto quando riempio bene il sacco e l'investo in un massaggio con dentro le dash. Lei sempre movimenti loschi, mai avuto una soldi nero nelle tasche, sto in paranoia, c'è suspense. Bankstar come Vicious, questa bitch non mi ama, però vuole fare un figlio. Big sleep. Sono perplesso, non lo so, non mi è piaciuta tantissimo a primo ascolto sinceramente. Beat molto sul no melody, direi che comunque è un'opzione che ci sta per accomunare gli stili di tutti e tre, quindi la canzone è abbastanza hard. Rosa fa la prima strofa e il ritornello, ritornello che non mi aveva molto convinto a primo ascolto, invece già dal secondo sul beat devo dire che ci può stare. Mambolosco, vi ho detto cosa ne penso di lui, quindi di conseguenza la sua strofa non mi ha fatto impazzire. Diciamo che ho sentito anche di meglio da lui. Per quel poco che ho sentito di meglio. Radical 3-3 è sicuramente quello che mi è piaciuto di più, ma credo più che altro perché lui proprio come artista mi piace di più. Quindi l'ho sentito meglio sul beat, ma anche lui diciamo che ha fatto una strofa nulla di nuovo, nel senso molto sul suo stile classico. La produzione è carina, però anche da quel punto di vista forse mi sarei aspettato qualcosina in più. È molto sul no melody, va bene che i beat no melody si assomigliano molto tra di loro, perché proprio a livello di sonorità sono simili, però boh, si poteva fare di meglio forse. Non sono rimasto deluso perché alla fine poi non avevo hype per questa canzone. La cosa che mi incuriosiva di più era vedere come gli stili di questi tre rapper si unissero su un unico beat. Probabilmente non la riascolterò una seconda volta perché non mi ha dato quel qualcosa che mi dice riascoltala. Invece chi è fan di tutti e tre o comunque fan di Rosa potrà sentire questa canzone ed esplodere dalla gioia, però ripeto, a me non ha fatto impazzire. In totale onestà mi è piaciuta più la cover del singolo, ora che ci penso, no, più che altro perché la cover, quando l'ho vista, ripeto, non dico che mi ha messo hype per la canzone, però mi ha fatto dire l'ascolterò, e poi ho deciso di fare la reaction proprio perché non sapevo cosa aspettarmi. Poi mi piace molto il fatto che sia ispirata a Breaking Bad, lo si può capire dal fatto che siano in laboratorio con quelli che hanno le tute, e poi anche dalle scritte che riprendono
prendono le iniziali dei tre nomi dei rispettivi artisti. Questo è il mio pensiero su Britney. Riassumendolo in un'unica frase, direi: si poteva fare di meglio. Voi invece cosa ne pensate? Il singolo vi è piaciuto? Chi avete preferito tra i tre? Siete in hype per un prossimo album di Rosa o comunque un suo prossimo progetto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e se lo siete, attivate la campanellina per non perdervi tutti gli altri video che carico, reaction e video su rapper e tutto. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo in un prossimo slap.